Nel video di oggi vi faccio vedere quanto costa la spesa qui nella città di Buenos Aires. Più o meno i prezzi sono sempre gli stessi, però possono cambiare da provincia a provincia. Poi sarebbe bene che poteste anche vedere questa cosa prima di venire qua, così vi fate un po' l'idea di quanto potreste spendere per settimana o al mese, secondo quanto, come siete abituati a fare la spesa. E vi faccio vedere tutto questo attraverso il sito del Coto Digital, che è un supermercato che si trova solo nella città di Buenos Aires. Poi per il resto del paese ci sono altri supermercati come il Disco e il Carrefour. Il Carrefour si trova veramente ovunque. Poi ci sono altri supermercati e sicuramente ci saranno supermercati che vi portano le cose a casa, a parte le grandi catene. Però adesso andiamo al computer. Allora, questa è la pagina di Coto Digital. I prezzi sinceramente sono un po' più alti rispetto al normale, però è comodo. Diciamo che in epoca di quarantena, che continuiamo a essere in quarantena se non lo sapete, la roba vi arriva dopo una settimana, mentre in un'epoca normale vi arriva tipo dopo 2-3 giorni al massimo. Basta fare l'ordine prima. Allora entriamo, andate su ingressar e qui dovete registrarvi. Io l'ho già fatto e se vogliamo entrare qua, mettiamo un po', facciamo un'email finta. Spesa italiana, ma immediato, chiocciola, argentina, pina.pizza, non so se si sta facendo, Ecco, qui mettete i dati, nome, cognome, paese, mette solo Argentina, quindi dovreste avere un documento, però vi accetta anche il passaporto. Nome utente, password, domande, poi dovrete mettere l'indirizzo, poi naturalmente date l'ok all'email che vi arriverà, numero di telefono e poi come potete già fare la spesa. Allora, torniamo qui all'accesso. Io, come vi dicevo, ho già fatto il mio nome utente. Ah, qua c'è il mio indirizzo, eccolo qua, già messo. Ecco, orario si cupos di entrega disponibile. Allora, qui vi dice praticamente i posti disponibili per poter ricevere il cibo. Qua, ad esempio, per sabato 10 di ottobre sono disponibili 355 posti dalle 9 alle 13. E qua parlo degli elettrodomestici, altri prodotti per la casa. E ci sono altri posti disponibili da realizzare per realizzare la consegna e potrà verificare le date prima di confermare l'acquisto. Ok, allora questo già vi mettono gli orari e i giorni disponibili e quanti posti. Andiamo avanti. Allora andiamo a vedere qua offerte. Guardate bene, qua ci sono offerte, poi c'è Almacén, che praticamente sono i dolci, zucchero, edulcorante, le salse, tè. Ok, entrate qua, vedete un po' cosa c'è. Sono divisi per categoria. Andiamo nelle offerte. Fino al 50% off. Ah, queste sono le offerte 4x3, 4x2. Adesso andiamo a vedere su pulizia bibite. Bibite, succhi di frutta. Allora, succhi che vi consiglierei, vediamo se c'è qualcosa di buono. Questi sono un po' succhi, un po' diciamo bassa categoria. Vediamo un po', dal maggiore al minore. Arcor, e questi sono succhi in polvere, a me sinceramente non piacciono.
Antes, che non sembra male. Può essere la... Hades, scusate. Succo di soia, se vi piace. Poi c'è il Citric. Questi sono poi i prodotti un po' più venduti. Citric è buono, questo. Oh, questo è l'arancia e pesca. Durazno e pesca. Poi c'è solo quello all'arancia. Questi sono buoni. Questo qua è buono anche, l'Hades. Costano un po' di più, però vale la pena. Gli altri, questo è il Hugo Sepita, è lì un po' una marca un po' più a un livello più basso, è della Coca-Cola. Quindi se vi può piacere potete provare un prodotto, l'altro, comunque ce ne sono di buoni, ok? Poi vediamo un po', prendiamo un succo. Citric, aggiungiamo, ne mettiamo, facciamo tre prodotti, no, questo, facciamo quello da mezzo litro, facciamo quello da un litro, cancelliamo, questo facciamo quello da un litro, che conviene sempre un po' di più, tre unità, ok, ci sono già nel carrello, sono 280 pesos. Adesso andiamo ai prodotti freschi. Andiamo a prendere un po' di yogurt. Ok. Bene. Allora, yogurt. E senza conservanti c'è il Ser, che mi suona un po' a Danone per la grafica. Non so se sia di quell'azienda lì, però assomiglia molto. Prendiamo il succo di frutta. Bevibile, siamo altri tre, e pesa un chilo. Poi ne aggiungiamo un altro, mettiamo yogurissimo cremix alla vaniglia. No, la vaniglia non mi piace tanto. E vediamo, yogurt regal, andiamo avanti, qui giù, pagina 3. Ah, ecco, qua c'è già qualcosa. Yogurate. Ah, milk out. Andiamo milk out. E di questo ne aggiungiamo 3. Ok. Abbiamo preso altri 3 yogurt. Ok, bene. 3 yogurt. Adesso la parte del latte. Più che altro il latte. Ah, il burro. Serve il burro sicuro, un pezzo. È arrivato il signorino un'altra volta. E... ok, vuoi fare la pausa? Adesso andiamo a prendere il Lactimel, sempre se il mio gatto mi lascia. Lui si chiama Philip, se non lo conoscete. Ah, è lui, no? Se non lo vedete tanto. Questa camera, saluta, ciao, guarda la foto, guarda la videocamera, ok, adesso vai da tua madre, sai, no, vuoi restare qua con me, questo non era stato previsto, vediamo un po', quindi, potete, come avete potuto vedere, ci sono vari prezzi, ci sono tante offerte, e dipende dal giorno. Ci sono settimane o giorni specifici che vi danno degli sconti, tipo l'80% per la seconda unità, o un 2x3, 4x2, ok? Ci sono varie opzioni. E ci sono opzioni anche secondo la carta di credito con cui pagate. Poi, per quanto riguarda Cotto, che è quella che ho io, c'è anche uno sconto per certi prodotti. C'è un volantino con le offerte, e fanno gli sconti, e c'è scritto specificatamente per il club del Cotto, come un club, e vi fanno lo sconto. È anche un'ottima forma per risparmiare. Quindi, che cosa significa tutto ciò? Che spero che vi sia piaciuto il video, e mi raccomando, sottoscrivetevi al canale se vi piace il mio contenuto, se no lo stesso, così imparate a vi piace.
No, era una battuta. E mettete un like, commentate tutto quello che volete e ci vediamo alla prossima. Ciao! No, lo dejé ahí, me hizo salir. Ok, niente, faccio così. Chiusura. Bene, quindi mi raccomando, fate la spesa, no, so.